Noi secondo me commettiamo un errore, io dico noi tutti, nel senso a partire da noi tutti, perché io comunque sia alla fine siamo, è un posto, diciamo, questo qua che mi piace molto e che comunque sia ti porta anche a ragionare insieme, nel senso compresi tutti. Sai, noi secondo me alle volte sbagliamo che un risultato ci fa pensare che magari questa Provinciale possa stare stabilmente nella zona playoff, cosa che comunque è tuttora perché è a 31, quindi. E magari un risultato negativo, una prestazione poco positiva invece ci fa crollare di nuovo tutto addosso. Dobbiamo cercare di mantenere un certo equilibrio perché, ripeto, noi dobbiamo arrivare a 50 punti prima possibile, che quello è il primo obiettivo. Poi se è normale che ci saranno 10 partite dopo i 50 punti, è normale che allora vuol dire che lottiamo per un altro traguardo. Però dobbiamo cercare di seguire un certo equilibrio, ecco, non è facile, però bisogna cercare di mantenerlo, ecco. Ma Modena è una partita importante, una partita contro una squadra forte, anche se in Serie B di squadre poco forti o magari materasso non ce ne sono. Quindi va affrontata al meglio, una partita importante che a noi ci deve permettere di riprendere anche comunque sia quel cammino che abbiamo perso a Catania e che ci permetterebbe di stare di nuovo ancora nei quartieri importanti, anche se, ripeto, nei quartieri importanti come punteggio, perché vorrebbe dire che ne mancano ancora solo 16.